Signori, ha segnato Mattia Destro, incredibile, nel match appunto dell'ora di pranzo di questa domenica di inizio febbraio. Signori, Bologna, Genoa 1-1 e torna a segnare Mattia Destro. Sono veramente contento per lui perché io è un giocatore che ai tempi della Roma, quando lo vedevo giocare, dicevo non è un giocatore da grande squadra, nonostante i suoi gol li facesse. Però un giocatore che in squadra come Bologna, come Genoa, come Parma, deve giocare titolare e può fare tranquillamente dai 10 ai 15 gol a stagione. Un giocatore che in area ha grandi qualità, un'ottima fisicità e io mi stupivo che non giocasse quest'anno. Ora, finalmente, è arrivato Mihajlovic, un allenatore vero. Perché io dico sempre, se tu cambi allenatore, devi cambiarlo ma per fare il salto di qualità. Non come l'Udinese che da Velasquez è passata Nicola. Nicola, a Crotone avranno bellissimi ricordi di Nicola, ma Nicola è un allenatore che non ti dà niente di più di quello che ti poteva dare Velasquez. Infatti all'Udinese si vede che fanno ancora peggio di prima. Bologna invece ha tolto un incapace, perché è un incapace come Filippo Inzaghi, e ha preso un allenatore che per quelle squadre lì è l'allenatore migliore che ci possa essere, perché per le grandi squadre non sarà mai bravo, ma Mihajlovic per quelle squadre lì che si devono salvare è il massimo perché veramente io ho visto, vedo un Bologna che non gioca bene, non gioca bene dal punto di vista qualitativo, però è arrembante anche negli ultimi minuti, comunque dopo un secondo tempo un po' sofferto, che il Genoa ha creato più occasioni, però negli ultimi minuti il Bologna ha avuto due o tre occasioni nitide, un Radu, un portiere un po' confusionario, però ha dei riflessi incredibili su Danilo, ha fatto una parata pazzesca, però si vede che c'è l'impronta di Mihajlovic, il Bologna nonostante le difficoltà ha provato a vincerla. Bologna che però c'è da dire che si è rinforzato, ha fatto un ottimo mercato, Eder è un buon giocatore, e Soriano non ha bisogno di presentazioni, Sansone non ha bisogno di presentazioni anche se si deve ancora inserire, ritrovare Mattia Destro, adesso hai un attacco che cazzo è Santander, Destro, Palacio, Abini, esperienza e qualità, ragazzi, perché comunque un Santander, un Destro in panchina è una squadra che si deve salvare, una squadra che è terz'ultima, ha Mattia Destro in panchina. Cioè, ragazzi, il Bologna ha dei giocatori ottimi, ha dei giocatori ottimi. Lo Schipoli, per esempio, che comunque cazzo è un bel giocatore, Zemail in panchina, ragazzi, cioè il Bologna non è una squadra malvagia, però ripeto, anche oggi non l'ho vista giocare benissimo. E un po' lo schema è palla Palacio e speriamo che faccia qualcosa perché Palacio c'è da dirlo che viene a centrocampo, se ne scarta tre, poi la smista. Cioè, ragazzi, un giocatore sembra che ha 25 anni, poi gli manca qualcosina, un po' di forza fisica, è normale, però un ottimo giocatore. E io appunto Bologna che passa in vantaggio, Genoa che rimonta con un gol da calcio d'angolo di Larreger, un nome così, che, un giocatore che non conosco, un difensore. E poi Genoa che comunque, via, nonostante sempre questi stravolgimenti, no? Perché sappiamo il Genoa che a giugno ha una squadra, a gennaio ne ha un'altra, a giugno poi ne ha un'altra, cioè cambia 10 giocatori ogni volta. Però comunque con Prandelli, secondo me, la classifica io l'ho vista è buona. Cioè va verso una salvezza tranquilla, certo, non si deve sedere, però un pareggio a Bologna va benissimo. E questo Sanabri oggi non l'ho visto, non l'ho visto in grande spolvero, però si vede che è bravo. E quindi secondo me il Genoa va verso una salvezza tranquilla nonostante le difficoltà. E oggi ho visto comunque una buona squadra che ha la sua quadratura di gioco, ha le sue sicurezze che possono essere Crisito, Lazovic che ragazzi mi piace veramente tanto. Oggi ha fatto l'assist, ha battuto l'angolo via da cui è nato il gol. E Lazovic è un giocatore che sta crescendo e mi piace molto. L'avrei voluto anche alla Lazio sulla destra. È arrivato Romulo che comunque va bene lo stesso. Bologna che è un pareggio che va bene, però non benissimo. Comunque sono quart'ultimi e i punti sono pochi. Però io sono convinto che, sinceramente, vedendo la rosa, vedendo questo cambio allenatore che sta facendo bene, e poi Mihajlovic lo sappiamo che è una sicurezza, ripeto. Io la vedo difficile che il Bologna retroceda. Cioè, per carità, lotterà fino alla fine, però sinceramente se il Bologna retrocede deve fare mea culpa lui, loro stessi, perché hanno una squadra nettamente superiore alle ultime, a Frosinone,
a Chievo, eccetera. No, quindi ripeto, Bologna secondo me ha il destino nelle proprie mani, ecco. Comunque, bella partita, buon pareggio, signori. Seguitemi su Instagram e vi lascio il link in descrizione. Ho fatto anche un post carino, ironico su Destro. E niente. Ciao ragazzi. Bella.